Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori, siete qui su Radio Science per il consueto appuntamento con Osservatorio Antimafia in compagnia di Antonella Entrenò. E Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, ben trovato. Buonasera, Rosario. grazie, buonasera a tutti quanti. Un caloroso saluto. Salutiamo Massimo Bonella, il responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Buonasera, Massimo. Buonasera a tutti alle 22.02 da Venezia. Sì, tra qualche minuto, secondo come al solito, ti passeremo la linea per le news e intanto diamo il benvenuto a Sonia Cordella, redattrice di Antimafia 2000. Buonasera Sonia, benvenuta. Buonasera Sonia. Buonasera, buonasera a voi. È la prima volta che sei ospite della nostra trasmissione, devo dire che mi fa molto piacere che si senta anche la voce di una donna che si occupa di antimafia. Insomma, sappiamo quanto è importante il ruolo che tu ricopri all'interno dell'organizzazione che segue Antimafia 2000, per cui sei sempre a stretto contatto con quello che avviene a Palermo, soprattutto l'attività dei redattori, l'attività di Giorgio Bongiovanni che avrebbe dovuto essere con noi questa sera, ma per impegni non ha potuto raggiungerci. Allora Sonia, diamo un attimo la linea a Massimo Bonella per le ultime news e poi assieme parleremo di tutte le celebrazioni che ci sono state ieri a Palermo in occasione del compleanno di Paolo Borsellino. Quindi a Benissimo. brevissimo torneremo con te. Per il momento Grazie. passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Benissimo, prendiamo la linea da Venezia alle 22.03, dunque vediamo quali sono le ultimissime. Tra parentesi, saluto il vostro ospite che conosco, Sonia Crodella, benvenuta e naturalmente anche auguri di pronta guarigione, che questo raffreddoraccio se ne vada via quanto prima. Ma veniamo alle notizie. C'è una ultima ora perché in Molise prosegue lo sciame sismico, si sono registrate alcune scosse, dunque eventi, due nuovi eventi sismici avvertiti, dicevo in serata, precisamente alle ore 18.56 e 19.19, più di 130 le scosse dall'inizio di questa sequenza. La scossa che ha avuto magnitudo più alto è stata praticamente di 4.3. Che si era registrata il 16 gennaio di quest'anno. Queste di questa sera, rispettivamente alle 18.56 2.5, alle 19.19 2.3. Ed ora veniamo alle altre notizie. Spero che mi sentite bene, che non ci siano Noi sì, problemi. Ah, perfetto. Allora andiamo avanti. Dunque, una notizia che ci è giunta in serata, dopo il caso di Mestre, che ricordiamo, una donna anziana che è stata di fatto segata con la sega elettrica in 8 parti da un pazzo che abita a Mestre. Un altro caso, diciamo simile, è avvenuto in Grecia. Lo apprendiamo da Metropolis Web, pezionato, fatto a pezzi e nascosto nel freezer. Si cerca una donna bulgara. Atene, il corpo trovato casualmente nel freezer di un appartamento vuoto di Atene appartiene a un marinaio in pensione di 65 anni che è stato probabilmente soffocato a morte. Lo riferiscono oggi i media greci a una settimana dal macabro ritrovamento fatto da un ufficiale giudiziario venuto per un pignoramento. Il corpo è probabilmente rimasto nel freezer per almeno un anno, da quando il fratello della vittima ne denunciò la scomparsa. Si cerca ora una donna bulgara di 45 anni che viveva con la vittima e ha ormai lasciato la Grecia. Secondo la polizia, scrive il sito Katimerini, potrebbe essere stata la donna a uccidere il compagno, chiudendogli la bocca con un nastro isolante e poi soffocandolo con un sacchetto di plastica. La donna viene descritta come robusta, mentre il pensionato era un uomo minuto.
Proseguiamo ancora con altre news degne di rilievo, ma il tempo in Calabria non nevica più e l'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria è tornata alla normalità. Ieri circa 200 veicoli erano stati soccorsi dall'ANAS dopo essere rimasti in panne per le forti nevicate. Lo rendeva noto la stessa società che gestisce la rete stradale. Il presidente dell'ANAS ha attivato il commissariamento della struttura di esercizio della A3 Salerno-Reggio Calabria. È stata anche avviata un'indagine per accertare le responsabilità di gestione e le eventuali disfunzioni del piano emergenza neve. C'è una notizia arrivata adesso, ve la do rapidamente. Berlusconi praticamente dice che Renzi ha costruito il regime. Oh là là, vediamo un po' cosa dice questo. Renzi si è costruito un sistema che deve andare bene solo per lui, un vero e proprio regime, lo dice Berlusconi aggiungendo: siamo in paese servo di un regime illegittimo. Renzi è lì contro la volontà degli elettori. Prosegue: per me non c'era la grazia, dice il leader di Forza Italia, ma il ritorno all'agibilità politica. Io sono incandidabile, ma se non ci fossi diventeremmo il terzo polo dopo PD e Movimento 5 Stelle. Infine aggiunge: 2 anni fa Renzi era al 56%, oggi è al 29-30%, non ha più la possibilità di dare i voti al PD. Allora, non si capiscono questi politici che ormai, diciamo, dovrebbero essere tramontati, visto anche tutto il fallimento alle spalle, e ancora sono che parlano, li consentono di parlare, probabilmente loro hanno i propri canali, non si è mai, diciamo, canali mediatici nazionali fregati alle TV locali degli anni 80, molto probabilmente questi qua, ecco, hanno sempre le loro, diciamo, strade e non vengono mai, diciamo, fermati. Va bene, io mi fermo qui alle 22.08, la linea torna a Bari, Antonella Entranovo Lombardi per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Buon lavoro, noi ci sentiamo al termine per eventuali altri aggiornamenti. Linea a Bari. Bene, grazie a Massimo Bonella e torniamo con la nostra ospite Sonia Cordella, ricordo, redattrice di antimafia2000.com, testata giornalistica assieme alla quale realizziamo questo appuntamento settimanale. Diamo ancora il benvenuto a te Sonia, grazie per aver accettato il nostro invito. Mi sei Sonia? Ora ti sentiamo, sì. Benissimo. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione che seguo sempre con attenzione. Grazie Sonia, grazie davvero. Ma passiamo a una cosa, agli eventi importantissimi che ci sono stati ieri a Palermo in occasione del compleanno di Paolo Borsellino. Tante sono state le manifestazioni, la partecipazione, si è svolta alla fine dei vari spettacoli anche una conferenza a cui ha partecipato Giorgio Bongiovanni, Saverio Lodato. E, ecco, Sonia, vuoi raccontarci che giornata è stata ieri per la città di Palermo e per i palermitani? Ma io sono stata presente siamo stati presenti alla conferenza, diciamo alla serata, ecco, organizzata in onore di Paolo Borsellino, perché il 19 gennaio lui era nato, e per cui da qualche anno, questa è la terza edizione, Salvatore ha deciso di festeggiare il giorno del suo compleanno, della sua nascita su questa terra, e non il giorno della sua morte, per cui siamo stati presenti al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo insieme appunto a Paolo Borsellino e a responsabili delle agende rosse di Palermo, che hanno organizzato tutta la serata, una serata all'insegna dell'arte, della musica, recitazione, comicità. Ci sono stati tanti artisti che si sono susseguiti durante la serata, uno dopo l'altro. È stata, insomma, una serata leggera e piacevole, però ovviamente non poteva mancare il momento della riflessione. E a questo momento praticamente Aaron, che è stato un bravissimo
intrattenitore, presentatore, Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000, che spesso ha parlato dai vostri microfoni, e, appunto per ieri sera ha vestito i panni del presentatore e ha presentato alcuni relatori nel momento appunto della riflessione della serata. E, quindi ha chiamato sul palco Leonardo Guarnotta, che è presidente del Tribunale di Palermo, oggi in pensione, magistrato, e il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, e il fratello di Paolo, appunto, Salvatore Borsellino. È stato un momento così commovente quando è entrato in sala il nostro carissimo magistrato Nino Di Matteo con sua moglie, e si sono seduti insieme anche a Vittorio De Resi, procuratore, si sono seduti in prima fila. Questa è stata un po' la serata di ieri. Che sensazioni hai avuto, Sonia, rispetto alla partecipazione della cittadinanza palermitana? Ma guarda, noi vorremmo sempre che ci fossero molte più persone, ovviamente, a rispondere all'appello del sostegno a questi magistrati che combattono in prima linea e che seguono i passi, le orme dei martiri nostri della giustizia, i padri del nostro paese come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tanti altri prima di loro. Purtroppo la risposta della gente non è mai tanta, ecco. Quelli che ci sono dei militanti, perché ci credono fermamente e vogliono andare fino in fondo nel cercare giustizia e nel chiedere, cercare giustizia e verità. Ma anche stamattina, per esempio, abbiamo fatto 2 anni di scorta civica, abbiamo festeggiato di fronte al Palazzo di Giustizia questo traguardo comunque di 2 anni, perché di fronte al Palazzo di Giustizia questa scorta simbolica al magistrato più in prima linea d'Italia, il magistrato condannato a morte Nino Di Matteo, c'è sempre stato qualcuno sotto quel palazzo, poteva essere 2 persone, 3, 4, 10. Ogni settimana ci sono state delle persone che simbolicamente abbiamo voluto dimostrare che la società civile è quella che si vuole dare da fare, che non vuole stare ferma a guardare, è presente. Però ecco, sì, ieri sera per esempio invece il teatro era abbastanza pieno, però certo a me personalmente piange il cuore, perché dovrebbero esserci migliaia di persone ogni volta che ci sono queste manifestazioni importanti. Comunque noi andiamo avanti e io spero soprattutto nella forza dei giovani, perché come raccontava anche ieri Salvatore, Paolo credeva nella forza dei giovani e diceva: loro saranno diversi da noi, dalle nostre passate generazioni, e quindi sono sicura, come lo era lui, che qualcosa cambierà nel futuro, proprio per questo, perché loro sono la forza del nostro domani. Certo. Sonia, è intervenuto il giudice Di Matteo, ha detto qualcosa? No, era solo presente per onorare il giorno del compleanno di Paolo Borsellino, sì, però non ha detto niente. Considerati i pericoli che corre, insomma, già la sua presenza è di per sé la più grande delle testimonianze. Sì, perché la sua presenza, magistrato di un'umiltà che a me mi colpisce sempre tantissimo. No, e deve essere un'esperienza anche umana, non solo professionale, di enorme valore. Perché comunque, a parte i già citati Falcone e Borsellino e tutti gli altri giudici, le scorte, perché dobbiamo sempre ricordare gli uomini delle scorte che hanno perso la vita proprio sì, perché credevano e hanno sostenuto sino all'ultimo la battaglia intrapresa a difesa della giustizia e della democrazia in questo paese. Battaglia che appare ancora molto lunga, Sonia,
Ecco, dal tuo osservatorio, avendo la possibilità comunque di essere a stretto contatto con una realtà molto difficile come quella di Palermo, dove c'è, come dire, un tessuto sociale e culturale intriso di mafia, purtroppo, perché le condizioni sono talmente tanto difficili che è molto più semplice farsi arruolare dalla criminalità organizzata piuttosto che frequentare la casa di Paolo, anche se so che sta avendo un ottimo riscontro. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la casa di Paolo è stata inaugurata nei locali che appartenevano alla farmacia della famiglia Borsellino e che questo 19 luglio ultimo scorso Salvatore è riuscito ad inaugurare. Ed è un centro che raccoglie appunto i ragazzi dei quartieri più difficili di Palermo. E poi magari Sonia, se tu hai qualcosa da dirci su questo, ne saremmo. Volevo dire che appunto Salvatore ieri sera ha parlato proprio di questo, dicendo che il regalo diciamo più importante che è stato fatto a suo fratello è stata proprio l'apertura di questa casa. Lui ha detto proprio emozionato queste parole. Il regalo per Paolo è stato riportare lui stesso in quelle vie dove lui giocava. Da bambino, da ragazzo, insieme a Giovanni, e adesso è ritornato lì attraverso tutti i ragazzi che ritornano nella sua casa praticamente. Ecco, la casa di Paolo ha tanti ragazzi che comunque la frequentano. Sono tanti anche i progetti che vengono proposti affinché loro possano guardare la vita da una prospettiva diversa. Tu, Sonia, hai avuto modo di frequentare la casa di Paolo, di vedere questi ragazzi interagire fra loro, interagire con i volontari che sorreggono l'attività? Hai avuto modo così di cogliere dei loro commenti, delle loro sensazioni? Non ci sono stata io personalmente spesso, tranne il momento dell'inaugurazione e un altro momento quando abbiamo fatto la tessera della Generosse con Salvatore. Abbiamo avuto l'onore, insomma, di riceverla da lui in persona, insieme a Giorgio. Però abbiamo la nostra carissima Adriana che lavora qui in redazione, che si occupa appunto di volontariato e praticamente quindi è andata, cioè lavora lì, fa il volontariato insieme ad altre responsabili delle Agende Rosse lì nella casa di Paolo. Quindi insomma racconta questi ragazzi che comunque bimbi. Più giovani che vengono lì per il pomeriggio vengono aiutati nello svolgere i compiti magari che ricevono da scuola, però stando insieme giocano insieme, insomma, Adriana con Rosanna Melilli, che è la responsabile della Agenda Rossa di Palermo, Linda Grasso e altre nostre carissime rappresentanti delle Agende Rosse. Parlano a questi bambini della storia di Paolo, raccontano l'importanza di vivere nei valori della legalità, cosa significa legalità. Ecco, è importante che già da piccoli questi nostri bimbi, i nostri giovani, inizino ad apprendere determinati concetti, no? I valori, quali sono i valori importanti della vita? Perché oggi molto spesso i nostri giovani sono un po' in balia così di se stessi. Ovviamente non sono ragazzi e bimbi facili perché comunque hanno situazioni, è una zona, la Calza, dove appunto c'è la casa di Paolo, ad alta densità mafiosa, quindi non è facile perché questi bambini vivono esperienze molto forti nelle loro famiglie. Spesso i genitori o i padri sono magari in carcere. Insomma, tante situazioni difficili e comunque possiamo immaginare, ecco. E comunque la casa di Paolo rappresenta per loro sicuramente una speranza. Lo ricordiamo, la casa di Paolo ancora una volta nasce dall'iniziativa di volontari, dall'iniziativa di privati, di gente di buona volontà che ha deciso comunque di mettere lì a disposizione di bambini, ma comunque sconosciuti, il loro tempo, il loro affetto, la loro voglia di comunicargli e di trasmettergli una speranza
che gli è stata tolta ancora prima che venissero al mondo, perché oggettivamente nascere in una casa mafiosa diventa un po' complicato poi poter fare delle scelte nella vita. Certo. E ancora una volta, Sonia, non possiamo fare a meno di constatare l'assenza dello Stato. Assolutamente. Appunto, ieri, per fare un po' il riassunto di quello di cui si è, di ciò di cui si è parlato ieri sera, il magistrato Leonardo Guarnotta ha tracciato un po', diciamo, i tratti salienti, diciamo, della vita insieme al pool antimafia di quell'epoca, no? Con Giuseppe Di Lello, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, emozionandosi più volte nel racconto delle loro esperienze insieme. Una esperienza meravigliosa l'ha definita lui, dicendo che comunque il desiderio di arrivare assolutamente a quella verità a cui loro comunque non sono arrivati, cioè hanno aperto la strada per poter arrivare a quelle verità, ma purtroppo questa strada è stata spezzata appunto dalla strage di Capaci prima e di Via D'Amelio dopo. E poi comunque ci sono magistrati come quelli che vediamo oggi in prima linea che hanno ripreso, hanno aggiustato quella strada e quindi si stanno dirigendo verso quella verità che sembra sempre più difficile comunque da raggiungere. E, Giorgio Bongiovanni, il nostro direttore, ha parlato proprio di questo, del fatto che comunque non è una novità la mafia, non è un'anomalia, non è un fenomeno esterno al nostro paese o un fenomeno emergenziale, cioè rappresenta la storia del nostro paese, perché se noi andiamo a studiare la storia della mafia vediamo che che ormai da 150 anni di storia tutta italiana la mafia è sempre stata presente nel potere, nei governi che si sono succeduti nella storia d'Italia, perché si sono serviti della mafia i governi, diciamo, che si sono succeduti nel nostro paese, si sono serviti della mafia per esercitare il potere con la violenza. E, insomma, questo purtroppo è prendere coscienza di questo significa ingoiare un boccone amaro, ecco. E Giorgio diceva dobbiamo essere rivoluzionari, dobbiamo trasmettere queste idee ai ragazzi, ai giovani, perché solo così potremo cambiare la storia del nostro paese, cioè guardando in faccia la realtà, ecco, non avendo paura di scoprire qual è la verità e appoggiando questi uomini che credono nella Costituzione, che è praticamente la carta costituente del nostro paese, che è un po' la Bibbia del nostro paese, no? La carta sacra. E quindi noi abbiamo il dovere assolutamente di appoggiare questi magistrati, che però non possono da soli raggiungere la verità. Ci vuole dobbiamo assolutamente, con il voto, con la, come si dice, con la coscienza che noi mettiamo a governare quelle determinate persone ogni volta che votiamo, quindi con questa coscienza cercare di cambiare la politica del nostro paese, perché la magistratura da sola non può andare da nessuna parte, non può fare tutto da sola, la società civile, la politica è i mass media ovviamente hanno la loro grande importanza, e insieme, tutti insieme, si può arrivare al risultato, ecco, che speriamo di ottenere presto. Volevo leggere, se mi permetti. Prego, Sonia. Poi vi saluto la lettera che Saverio Lodato ha, siccome appunto lui doveva essere presente, poi non è potuto essere presente alla serata di ieri, ha mandato una lettera per Salvatore, ve la leggo perché è molto bella. Dice: caro Salvatore, un imprevisto mi impedisce, come avrei voluto, di essere presente all'iniziativa di questa sera per il 76esimo compleanno di Paolo. Purtroppo Paolo oggi non sarebbe contento dello stato della lotta alla mafia.
avendolo conosciuto in tempi lontani e avendo avuto la fortuna, della quale vado orgoglioso ancora oggi, di essermi meritato la sua calorosa stima, simpatia e la sua stima per il mio lavoro, credo di essere nel giusto affermando che non si sarebbe mai rassegnato di fronte alla complicità tra lo Stato e la mafia. Complicità che sono ormai emerse in tutte le loro evidenze. Sono cose che tu, Salvatore, sai benissimo e che rappresentano la molla fondamentale del tuo prezioso lavoro alla guida delle Agende Rosse. Agende Rosse e Antimafia 2000 sono due realtà che non sono state ridotte al silenzio e che rappresentano per migliaia di giovani, molti dei quali nei tempi delle stragi di Capaci via D'Amelio non erano neanche nati, una preziosa occasione per conoscere, sapere e di conseguenza mobilitarci. Paolo di tutto questo oggi sarebbe contento e lo direbbe con quel suo indimenticabile sorriso sotto e sopra i baffi. Un caro abbraccio a te, Salvatore. E niente, quindi una lettera stupenda che, con la quale voglio concludere questo, voglio salutare tutti voi con questa lettera di Saverio Lodato, che è veramente un grande giornalista. Grazie Sonia per averci voluto rendere partecipi di questo momento con la lettura della lettera di Francesco Saverio Lodato a Salvatore Borsellino. Ti ringraziamo per la tua partecipazione e ti lasciamo, perché sappiamo che insomma impegni di redazione ti chiamano, per cui grazie a Sonia Cordella, grazie alla redazione di Antimafia 2000 e buon lavoro. Grazie a voi, a presto e buon proseguimento. Grazie Sonia, ciao. Ciao Sonia. Allora, come sempre, sono le 22 quasi e 30, le 22:28, passiamo ad una rassegna su la testata di antimafia2000.com e segnaliamo sempre in apertura, di spalla a destra, l'attentato a Nino Di Matteo, basta ipocrisie, l'editoriale a firma del direttore della testata Giorgio Bongiovanni. Poi ancora, 2 anni di scorta civica in un paese al contrario, di Gilda Sciortino. Questo è l'articolo che vi rende la cronaca dei 2 anni festeggiati da Scorta Civica, l'organizzazione che, ripeto, viene fondata e affidata a volontari provenienti da tutta la nazione, da ogni regione, proprio a sostegno morale ma anche fisico, se vogliamo in un certo qual senso, dell'azione dei magistrati impegnati a Palermo. Ancora sotto, via D'Amelio, la madre del piccolo Di Matteo non chiarisce i dubbi, di Aaron Pettinari. All'udienza che si è tenuta per il Borsellino Quater, la deposizione della mamma del piccolo Giuseppe Di Matteo, che ricordiamo è stato sciolto nell'acido dopo, se non ricordo male, un 40 giorni, ora non vorrei dire sciocchezze, comunque dopo un certo periodo di sequestro. Poi ancora abbiamo Mori Obinu, scarpinato dalle dichiarazioni di Riccio, un nucleo di verità, a firma di Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000, e Aaron Pettinari. Ancora sotto possiamo trovare botta e risposta Greco Lodato, prima parte della seconda. Poi l'Italia è un paese per mandanti di Saverio Lodato. E via D'Amelio, depistaggio, cronaca di un'archiviazione annunciata, a firma sempre di Lorenzo Baldo. E, Rosario, tu mi senti ancora? Sì, tutto a posto, vai tranquilla. Perfetto, perché ogni tanto la sensazione di perdere... No, perché sentivo un silenzio attorno a te, vero? Sì, sento un silenzio quasi tombale, mi domando cosa stia accadendo. Temo di parlare da sola, insomma. Vai tranquilla, perché quando non ti sento più ti scrivo. Ok, allora, tornando alle dichiarazioni rilasciate da Francesca Castellese, la mamma del piccolo Giuseppe Di Matteo, ci teniamo a informarvi, a dirvi che in questo articolo c'è riportata in maniera precisa l'intercettazione sulla base della quale è stato effettuato poi l'interrogatorio. Ancora proseguendo nella lettura della homepage, dimenticavo di dire questo ai nostri ascoltatori:
Naturalmente è possibile abbonarsi alla rivista Antimafia 2000. Potete effettuare sia una... Attenzione Antonella, non mi arrivi. abbonamento per ricevere il volume Scusa cartaceo, Antonella. sia l'abbonamento per ricevere il file in PDF. Antonella, Scusa Rosario, mi senti? puoi Io ti ripetere perché sento. c'è stata un'interruzione, puoi ripetere? Sì, ricordavo ai nostri ascoltatori che naturalmente è possibile abbonarsi alla rivista di Antimafia 2000. Si può effettuare sia un abbonamento per ricevere il volume cartaceo, sia l'abbonamento, si può sottoscrivere l'abbonamento per ricevere il file in PDF che verrà spedito a pubblicazione avvenuta della nostra rivista naturalmente. Comunque tutte le indicazioni, tutto quello che è necessario fare per l'abbonamento sono nel sito stesso di antimafia2000.com nella specifica sezione abbonamenti. Dunque, ricordiamo ai nostri ascoltatori che Antimafia 2000 ha seguito tutte le ultime vicende che hanno visto come protagonista il figlio del giudice Gratteri e all'interno del sito è possibile trovare gli articoli di approfondimento a firma di Aaron Pettinari e di Lorenzo Baldo, naturalmente. Ecco, questa è una cosa che vorrei commentare con te, Ugo, con Rosario e con Massimo se è collegato. Le ultime minacce a cui è stato sottoposto il figlio di Gratteri sono abbastanza inquietanti, cioè si sono presentati dietro la porta di casa travestiti da poliziotti e hanno quantomeno fatto intendere la loro presenza. Che segnale potrebbe essere questo secondo voi? Stiamo tornando forse ai vecchi modi di fare, si stanno un po' abbandonando Beh, i guanti gialli? intanto ci si chiede come sia stato possibile che due falsi poliziotti abbiano avuto l'accesso all'abitazione del magistrato, Del figlio del del figlio del magistrato. magistrato, perché credo che sia obbligo tutelare naturalmente tutte le persone che possono essere in questo caso colpite e non bisognerebbe abbassare la guardia. Quindi mi chiedo come sia stato possibile non riconoscere come non appartenenti all'apparato della giustizia, quindi della polizia e delle forze di polizia, due personaggi che insomma credo non siano tanto oscuri i loro volti a chi fa indagini. Secondo, naturalmente, altra considerazione che credo debba essere fatta è che non dovrebbe essere sufficiente l'accesso e quindi sbarrato da persone competenti, ma dovrebbe esserci ulteriori tutele. Purtroppo siamo tutti quanti in guerra, noi vicino a loro, e quindi tutele significano, credo che naturalmente siano già state adottate tante, ma non sono mai troppe, per cui la presenza di telecamere e altro dovrebbe, credo, essere una regola, una norma, ma anche, ripeto, ci dovrebbe essere anche a livello periferico diciamo, maggiori attenzioni, perché questo è chiaro che una città dove è possibile nascondere una quantità enorme di materiale bellico, di Di tritolo. tritolo, che è in grado magari di nasconderlo, ma anche di fare altro. Una città con un'organizzazione come questa, naturalmente, può fare tutto. Quindi, il mandare delle persone con divise dalla polizia o magari un postino che non sia un postino o altro, credo che debba essere preso in considerazione da chi ha il compito di tutelare queste persone. Rosario, tu cosa ne pensi? Ma guarda, io sapendo come vanno le cose in Italia non mi meraviglio di niente, insomma, di quello che è successo, la situazione. Cioè non dovrebbe accadere questo, per l'amor del cielo. Però non mi meraviglia, insomma, due persone. Non ho seguito tutta la vicenda, quindi posso solamente esprimere sommariamente il mio pensiero. Io credo che tutte le persone dovrebbero essere, cioè che sono all'interno di questo circuito, dovrebbero essere sempre protette. E al massimo solo telecamere, ma anche con altre cose.
presumo, insomma, non è che possiamo lasciare le persone allo sbando. Però sapendo quello che si sta passando, sapendo come va il nostro governo, non mi meraviglio affatto, insomma, che possa accadere ciò. Diciamo anche che il magistrato Gratteri con le sue inchieste ha sicuramente creato non pochi problemi all'Ndrangheta, e se consideriamo che oramai si parla di servizi sistemi criminali integrati, non è difficile disgiungere le cose, cioè alla fine abbiamo un tritolo che fa su e giù per la nazione, mi viene da dire, perché ancora non si capisce dove sia. Abbiamo un magistrato che è stato palesemente, ormai lo abbiamo detto talmente tante volte, ma non bisogna stancarsi mai, è stato palesemente condannato a morte dal capo dei capi, da Totò Riina, e comunque ancora oggi vive una condizione di semi-isolamento, sia da parte delle istituzioni che da parte di molti suoi colleghi. Questo va ricordato, perché Nino Di Matteo, nonostante si occupi del processo trattativa Stato-mafia, è comunque obbligato a svolgere ancora oggi le mansioni ordinarie del giudice, per cui si ritrova incastrato in una situazione davvero molto molto difficile da gestire e da sostenere anche psicologicamente, per cui bisogna forse vedere a questo avvertimento come a qualcosa che vuole racchiudere una minaccia completa, una minaccia vecchio stampo, se vogliamo. Da tempo non si sentivano cose di questo tipo, ma che comunque vuole riaffermare con una certa forza la propria presenza sul territorio, e lasciare intendere che comunque basta poco perché possa arrivare laddove decide e intende arrivare. Quindi bisognerebbe forse guardarla in un senso più ampio. Comunque andiamo avanti con la rassegna stampa di Antimafia 2000. Arriviamo alla Mafia News. Camorra, la camorra, il traffico di rifiuti e gli interessi in Toscana, di Carlotta Baldi. Why not, nella sezione cronaca, l'unico fine di Genchi e De Magistris era indagare, di Antimafia 2000. Di seguito, 'Ndrangheta, chi racconta la verità non può rischiare il carcere, di Beppe Giulietti. Ora, naturalmente, proprio in questa sezione dove vi dicevo 'Ndrangheta, sotto c'è l'articolo relativo alle minacce rivolte al figlio di Gratteri, falsi poliziotti a casa del figlio del procuratore Gratteri. Ancora, di seguito, arrestato uno dei presunti killer del giudice Caccia 32 anni dopo il delitto. Noi siamo sempre il paese del dopo. Sempre il dopo. Poi ancora troviamo il catalogo degli orrori di Roma Capitale. La fu capitale d'Italia, sopravviverà la classe politica nazionale? Ancora, omicidio Mattarella, alla procura di Palermo pronta a riaprire l'inchiesta. Questa è sicuramente una cosa da seguire con molta molta attenzione. Accordo Camorra Cosa Nostra, un nuovo asse per l'affare droga, questo sempre nel settore Mafia News. Camorra, aziende e imprenditori, sequestro di 6 milioni di euro al clan Casalesi. Come diceva Falcone, per dare un duro colpo alle organizzazioni criminali bisogna seguire la linea del denaro. Ma anche quella dell'ascolto, perché io, uomo della strada, come credo molti altri, fanno delle riflessioni a volte sulla necessità di dover arrestare alcune persone. Molte volte gli investigatori preferiscono più seguirli dopo averne individuato la loro attività malavitosa. E mi chiedo come sia stato possibile, e magari se non sarebbe stato molto più proficuo, seguire i percorsi dell'avvocato arrestato e magari cercare di individuare altre situazioni che forse sarebbero state rese più evidenti se magari non fosse stato fermato. Adesso io non ho la competenza per dire questo, ma mi chiedo, da cittadino qualunque, perché magari non sarebbe stato forse più conveniente seguire i suoi percorsi, chissà se non veniva fuori anche qualche altra notizia. E quindi seguire il denaro, ma seguire anche le persone coinvolte, credo che sia ovviamente... Beh, diciamo che dovrebbe essere una la conseguenza dell'altra. Dunque, torniamo alla nostra rassegna. Terzo millennio, crisi, il grande attrito tra Italia e Unione Europea, tra Sud e Nord Europa, tra grandi partiti, di Pierluigi Fagan.
Lo scontro Renzi-Juncker appare non certo come uno scontro tra individui e neanche tra Italia e Commissioni, ma come un attrito sistemico. Ancora di fianco, guerre, Manlio di Nucci, una guerra che dura da 25 anni. Nelle prime ore del 17 gennaio 1991 inizia la guerra nel Golfo Persico, quella famigerata tempesta del deserto, guerra in Iraq che poi aprì le strade a una serie, quasi un effetto domino. Si sono poi susseguite in maniera rapidissima l'insorgere di conflitti in Medio Oriente, in Africa, nel territorio asiatico, quindi una serie di situazioni che da quel momento in avanti sono andate precipitando sino ad arrivare alla situazione che osserviamo quest'oggi. Ancora nella sezione estero, la resa dei conti per la Cina di Gianfranco La Grassa. La Cina rallenta ancora il PIL cresce solo del 6,9% questo è un articolo che sicuramente vale la pena di andare a leggere, perché come sappiamo l'economia oramai è diventata il perno attorno al quale ruota la vita di ogni singolo individuo, perlomeno vogliono indurci a pensare che debba essere così. Io avrei qualcosa da ridire, ma certo, non è nel momento né la sede questa, magari faremo una puntata doc. Ancora sul MUOS si accendono gli impianti. Che succede a Colonia e a Parigi? Queste sono le domande nella sezione More. Messico, i dossier su Narcos e desaparecidos nelle mani del Papa. Ancora di seguito nella sezione Opinioni, politica, la terra dei fuochi e i tumori di Nicola Tranfagna. Andate a leggerlo, perché quello che sta accadendo nella terra dei fuochi è qualcosa di agghiacciante. Stiamo per assistere ad uno sterminio di massa, i neonati nascono già col tumore, i bambini di pochi anni vengono aggrediti da questo male terribile e il più delle volte purtroppo non lascia scampo, ed è una situazione anche questa da monitorare e della quale prendere coscienza. Purtroppo il nostro è un paese in emergenza. Questo è anche facilitato da studi, si definiscono, di epigenetica, cioè relativi ad una mutazione genetica che avviene all'interno del corpo umano e che viene determinata soprattutto da sostanze ionizzanti, cioè quelle radioattive, ma anche altre, che determinano lo scompaginamento del nucleo, e quindi diciamo il fenotipo, cioè la presenza di un essere umano in questo territorio, subisce dei danni, e l'epigenetica si interessa di questo. Danni che purtroppo si stanno rivelando irreversibili e sempre più gravi. Ancora di seguito, corruzione e inefficienza più gravi dell'evasione fiscale. Questo andrebbe ricordato a chi quasi quotidianamente ci chiede di sacrificare questo piuttosto che quell'altro ambito della vita umana. Ancora la solitudine di Piersanti Mattarella. Nella sezione Società, verità e giustizia per Attilio Manca, di Antonio Ingroia. Che la morte di Attilio Manca fosse un caso tutt'altro che chiuso era evidente. Lo raccontano i fatti, le prove e gli elementi. Manca l'ha ucciso lo Stato, questo lo trovate sotto l'articolo del dottor Ingroia. Alpi e Croatin, si riapre il processo? Ancora una dichiarazione di Ingroia, richiesta di rinvio a giudizio per me? Nessuno mi ha notificato nulla. Il CSM dovrebbe indagare. Attualità, Turchia, continuano le aggressioni alla stampa libera. Giovedì tutti al presidio davanti alla sede dell'ambasciata, di Domenico Affino. Maresca contro Libera, non è affidabile, Ciotti in commissione antimafia, vogliono demolirci con le menzogne. Mafia è stato quell'intreccio lungo due secoli. Guerriglia colonia, una bufala o una nuova strategia della tensione? Questa è una sezione di Antimafia 2000 che vede degli approfondimenti molto interessanti che vi suggeriamo naturalmente di leggere. Nella sezione di La Tua c'è La violenza genera coscienza, dalla scuola di Little Pen 97, medie superiori, ecco perché non bisogna scagliarsi contro i criminali. Via D'Amelio, la periferia dei media Caltanissetta, di Lorenzo Frigerio. Ordigno nell'auto di Stefania Petix. Stefania Petix è l'inviata di un programma di intrattenimento satirico che va in onda quotidianamente su una nota TV privata, e pare sia stato ritrovato un ordigno esplosivo all'interno della sua auto.
Naturalmente, corredati a questo brutto episodio, troviamo altri articoli di cui vi vado ora a leggere i titoli, che attacca Libera Informazione. Come giornalista dico che il caso Alpi non sarà mai chiuso, intervista a Maurizio Torrealta. Augurio per il 2016, imprenditori capiscano l'importanza di denunciare. D'Amico ingroia, un intreccio tra mafia e servizi. Pasolini, visto da Simona Zecchi, lettera al mio amico Giovanni. Ancora troviamo delle segnalazioni che riguardano eventi culturali e le presentazioni dei libri. A tal proposito, Roma bruciata, il 21 gennaio, il libro Roma bruciata di Pietro Orsatti sarà presentato insieme all'autore da Otello Lupacchini, magistrato, e Simona Zecchi, giornalista. I segreti di Cosa Nostra 2.0 con Sebastiano Ardita, Mantova, 30 gennaio. Sabato 30 gennaio 2016, ore 18:30, si terrà presso la Biblioteca Comunale di Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova, la presentazione del libro firmato da Sebastiano Ardita, del quale adesso vorrei anche andare a darvi il titolo, se la tecnologia mi aiuta. Mi supporta, spero di poterlo fare. Comunque, ancora nei dibattiti il testimone Trapani 25 gennaio. Lunedì 25 gennaio alle ore 17:30 nell'atrio del Palazzo di Giustizia l'ingresso è libero. Dunque, vediamo se riusciamo a darvi ancora qualche indicazione. Alternativa Pandora TV nella sezione Territorio, la guerra dei media in Europa e in Medio Oriente. Ancora Alternativa, ricordiamo Alternativa Politica è il movimento fondato da Giulietto Chiesa, noto giornalista, per anni corrispondente dall'ex Unione Sovietica e profondo conoscitore dei fatti che si sono verificati e stanno continuando a verificarsi, anche se sembra che ormai tutti li abbiano dimenticati, in Ucraina. Fulvio Grimaldi nella sezione Pace. Chi vivrà Iraq? Bene, io penso di aver dato lettura di tutti i più importanti articoli pubblicati sul sito di antimafia2000.com. I segreti di Cosa Nostra, questo è il libro a firma del magistrato Sebastiano Ardita. Ora, se Massimo Bonella, che penso sia ancora in collegamento con noi, vuole darci le ultime news, noi gli cediamo le linee. Ah sì, perfetto, alle 22:49 riprendiamo la linea da Venezia, dunque abbiamo una news, diciamo, come dire, un po' fuori dalla nostra linea editoriale perché non trattiamo mai questo argomento, ma la diamo visto che ci è arrivata proprio qui davanti, agli occhi, è una notizia di sport, la Juventus passa 1-0 all'Olimpico in casa della Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter mercoledì prossimo l'andata a Torino. Quindi Coppa Italia, la Juve è in semifinale. Poi le altre notizie più importanti, dunque prosegue lo sciame sismico a Campobasso e provincia, dunque nella giornata di oggi sono stati 4 gli eventi sopra al magnitudo 2 avvertiti dalla popolazione. Quindi li ricordiamo, dalla notte, cioè ore 2:17 magnitudo 2.1, a seguire ore 5:07 magnitudo 2.3, ore 18:56 magnitudo 2.5, ore 19:19 magnitudo 2.3. Staremo a seguire anche nei prossimi giorni questo sciame sismico perché dura da parecchio tempo, ci sono diversi giorni e ricordiamo, cioè questa cosa ci fa sempre poi ricordare l'Aquila nel 2009, nella primavera 2009, nell'aprile 2009 ci fu un lungo sciame sismico e poi la grande scossa, quindi anche ascoltando Telemolise la gente insomma pensa a questo, il pensiero va sempre lì all'Aquila, alla città dell'Aquila, perché appunto hanno paura che poi arrivi la scossa più forte. Speriamo di no. Andiamo avanti, vediamo se abbiamo una notizia, un'ultima notizia. Vediamo un po', c'è sempre una notizia di sport, recupero Serie A, Sassuolo-Torino 1-1.
Dunque, vediamo allora la nostra testata. A questo punto notizie degne di rilievo dell'ultimo momento non ne vedo. Veniamo quindi alla nostra testata pianetaoggitv.net, notizie dalla vicina regione dell'Istria, ricordo, perché so che ci sono tanti ascoltatori e telespettatori, insomma, che non sanno che una volta l'Istria era, faceva parte dell'Italia. Poi l'abbiamo persa, ecco, lì vive come dire, vive la comunità degli italiani, la nostra comunità degli italiani, i nostri concittadini, e praticamente spesso organizzano delle manifestazioni folcloristiche, culturali. Abbiamo anche la nota televisione storica TV Capodistria, che è sempre entrata in Italia con una programmazione sana, genuina, di approfondimento, una programmazione culturale, una vetrina artistica, potremmo dire, perché tratta anche l'arte, una delle poche, se non l'unica televisione, a parte eccezione della RAI, che tratta programmi di arte, trattati anche in maniera molto seria. Dunque TV Capodistria, che ricordo la potete ricevere anche via satellite sull'Hot Bird a 13 gradi est. Noi abbiamo questa collaborazione con la minoranza italiana, i nostri amici, adesso poi con l'Europa Unita potremmo dire che ci ritroviamo nuovamente tutti assieme. Dunque ci sono infatti delle scusate, ma è anche l'ora a connettere. Allora, ad esempio, la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano propone per mercoledì, cioè per oggi 20 gennaio, c'era il laboratorio creativo per i bambini dai 4 agli 8 anni dal titolo Inventa storie. E poi ancora da Fiume, la comunità degli italiani nella sua sede di Palazzo Mondello, la presentazione del quarto numero della rivista Minoranze in programma oggi alle ore 18. Infatti questo articolo l'avevo pubblicato già da questa mattina. E poi a seguire abbiamo in collaborazione con Pandora TV Manlio Dinucci, Una guerra che dura da 25 anni. Si prosegue, abbiamo una informazione sulle trasmissioni che vanno sul terrestre, il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, che lo proponiamo ad una serie di televisioni interregionali, altresì radio interregionali, tra cui Radio Sirius TV, e quindi un articolo tratto da Antimafia 2000, che siamo in collaborazione anche con loro. Mafia, arrestato avvocato palermitano, gestiva affari clan, articolo a cura della testata Antimafia 2000. In sintesi, attentato a Di Matteo, soldi per Tritollo da vendita garage. E quindi da qui potete leggere, perché si sta un po', sembra un po' che si stia per ripetere la stessa situazione all'epoca di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi ci sono delle notizie sulle bombe atomiche, quanto danno fanno sul nostro pianeta. Viene vista questa notizia anche da un lato spirituale, perché io aggiungo, molte persone purtroppo li sentiamo bestemmiare, eccetera, ma quando si va a inquinare in maniera irreversibile una parte del nostro pianeta, anche questi sono peccati cosiddetti mortali, cioè proprio si pecca contro lo Spirito Santo, cioè contro la vita, contro colui che ha formato la vita, che ha creato la nostra casa. Noi la stiamo bombardando con il cliente da lei chiamato non è al momento raggiunto. La stiamo bombardando praticamente, la stiamo bombardando con le armi atomiche, cose pazzesche. Andiamo avanti, in primo piano Chi vivrà Iraq, un documentario, e questo appunto conferma quello che sto dicendo, realizzato da Fulvio Grimaldi, noto giornalista, importante giornalista che ha lavorato anche in RAI, e dunque vedete gli effetti proprio delle guerre, e quindi delle bombe chimiche, come ad esempio l'uranio impoverito, perché anche quella, se non è un'arma chimica, allora asfalto è di plastica. Andiamo avanti, abbiamo altre produzioni
di approfondimento giornalistico con Pandora TV, il punto di Giulietto Chiesa sempre in collaborazione con Pandora TV, e così poi tutte le categorie anche di alcuni ambiti locali come Istria Oggi, Montepulciano Oggi. Perché questo? Perché in queste zone noi siamo presenti nel digitale terrestre con il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, e quindi riportiamo anche qui questa collaborazione. Diciamo che Pianeta Oggi TV poi raccoglie, è un punto di incontro di tutte le informazioni, le notizie, è sia diciamo a carattere nazionale, ma può essere anche a carattere locale. Cioè, la nostra testata va anche a zoomare diciamo nel locale eventuali situazioni che si verificano più o meno gravi. Ad esempio ieri si è parlato di questo sciame sismico a Campobasso nel Molise, e noi eravamo pronti con il link diretti alla televisione più importante del Molise, con Telemolise, per informare nel dettaglio le persone. Ecco, quindi questo è un po' anche il lavoro che fa la nostra emittente. Dunque, vediamo se ci sono altre news che arrivano proprio in questo momento. Un attimo che vediamo qui, no, non c'è nulla. Io direi che alle 22.57 siamo in puntuale con 3 di anticipo, vi restituisco la linea. È tutto dunque per le news di oggi. A te Antonella Intranò e Ugo Lombardi, e buon proseguimento. Allora Massimo, un attimo soltanto che sto ripescando l'Antonella che era caduta. Ah, ok, perfetto, meno male c'è, che c'è. È proprio, c'è stato un momento che è caduta, vediamo se riusciamo a recuperarla. Sì, altrimenti andiamo con qualche con notizia. Skype. Tu nel frattempo, se hai qualche altra notizia, qualche informazione da dare ai nostri ascoltatori, vediamo di recuperare Antonella. Sì. Eccola qua. Antonella, ci sei? Ecco, noi ci stiamo provando. Non adesso ci siete. Rosario, ci senti? Sì, benissimo, vai. Ok, perfetto. E purtroppo, vedi Bonella, l'ora tarda non gioca brutti scherzi solo a te, ma anche al nostro PC. Per cui, bene, noi purtroppo non abbiamo potuto seguire, Massimo, quello che dicevi sino alla fine. Credo che però sia giunta l'ora di salutarci. Ti chiama anche il fischietto, come dire, sì, chiama anche il fischietto, no, questa è la risposta che mi sta dando il nostro regista Rosario Moreno. Sono sicura di questo, infatti è lui, e quindi penso che si debba necessariamente passare ai saluti alla chiusura di questa trasmissione, che ha visto una donna della redazione di Antimafia 2000 partecipare, Massimo. Sì, ho sentito Sonia Corbella. Insomma, è stata una bella chiacchierata con l'altra parte della luna di Antimafia 2000. Bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la nostra trasmissione andrà in onda mercoledì prossimo, sempre alle 22 su Radio Saiuz. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Grazie Rosario, ciao e buonanotte. Prego, ciao, un caloroso saluto a tutti quanti, anche da parte della regia, Antonella, a te, a Ugo, a Massimo, a tutti quanti, ai nostri ascoltatori. E stasera volevo salutare, ho avuto tempo, l'ascoltatore che ci ha seguito da Buenos Aires. Benissimo. No, grazie, noi sappiamo che sono sempre tanti gli amici del Sud America che si collegano con noi quando naturalmente ne hanno la possibilità. Salutiamo Massimo Bonella, il responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Grazie Massimo. Arrivederci Massimo. Grazie a voi, a presto. Anzi, ricordo ai nostri ascoltatori, prima che mi dimentico, adesso sono le 23, tra breve potranno seguire il nostro settimanale Pianeta Oggi Report sul digitale terrestre. Dunque tra qualche minuto dovremo essere in onda su Video Telecarnia sulla frequenza 690 per tutto l'Alto Adriatico, dopodiché su Eden TV canale 86 per il Veneto e parte della Lombardia fino alla provincia di Brescia. Con questo credo che sia, anzi sono sicuro, è veramente tutto. A voi la linea, un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a Rosario Moreno. Grazie Massimo, salutiamo i nostri ascoltatori, grazie per essere rimasti con noi sino a quest'ora
e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 22 su Radio Saiuz. Buonanotte a tutti. Arrivederci. Buonanotte a tutti quanti. Andiamo con la sigla. Dove?